Da 19 gennaio 2023 per Prime Pictures e Paramount è disponibile l'edizione home video in 4K Ultra HD più Blu-ray del film Super 8, un film fantascientifico del 2011 per la regia di J.J. Abrams, con un cast di sessione che comprende dei giovanissimi attori: Kyle Chandler, Zoe Courtney e Fanning. Per chi non mi conosce, sono Stefano Del Giudice, dell'occhio del cineasta. E prima di entrare nell'analisi dell'edizione home video, è il momento, come sempre, della sigla. Una straordinaria favola di gioventù, mistero e avventura, prodotta da Steven Spielberg. Super 8 narra la storia di sei amici che assistono al deragliamento di un treno mentre girano un filmino in Super 8 e scoprono che qualcosa di inimmaginabile è sfuggito a disastro. Presto si rendono conto che il vero mistero non è rappresentato dall'esistenza della creatura, ma da ciò che esso desidera. Edizione possiede un disco in 4K e un disco in Blu-ray. Il comparto video dell'edizione 4K Ultra HD con una codifica HEVCH265 e un 241 Letterboxd si offre un'esperienza visiva interessante, ma non pienamente riuscita, dandosi la sensazione che si poteva usare maggiormente, soprattutto nelle scene notturne e buie, che si continuano a mostrare nel rumore di sfondo. Va anche asserito che, per quanto riguarda i dettagli, non troviamo una grandissima differenza con la versione in 1080p della pellicola, anche se i fotogrammi risultano maggiormente nitidi e i colori risultano maggiormente brillanti. La versione Blu-ray, che si dona una definizione visiva inferiore al 4K, seppur buona, possiede un formato video in 2.35.1 widescreen anamorfico. Ora passiamo al comparto audio. Il disco 4K possiede la sua massima espressione audio nella traccia sonora Dolby True HD 7.1
in lingua inglese, disponendo anche nella lingua italiana in una traccia audio meno dettagliata in 5.1. Ciò che possiamo denotare però è l'assenza di una traccia in Atmos, che avrebbe donato maggior profondità sonora alla pellicola. Inoltre, l'audio non muta dall'edizione 4K a quella Blu-ray. Per i sottotitoli li troviamo in svariate lingue, compreso l'italiano e l'inglese per non udenti. Il consiglio dunque è di visionare il film con l'audio in inglese e la traccia in sottotitoli di italiano. Indubbiamente l'elemento di forza di questa decisione sono gli extra, con ben 2 ore di contenuti speciali, presenti in medesimo modo in entrambi i dischi. Gli extra sono in lingua originale con sottotitoli nelle svariate lingue. I contenuti speciali sono: commento di J.J. Abrams, Bark e Fong. Documenti speciali: un intenso approfondimento su una lavorazione del film per la durata di 1 ora 37 minuti e 15 secondi. Il documentario è possibile visionando anche in capitoli e vale la pena scoprirlo, nonostante la sua durata mastodontica. Analisi dell'incidente ferroviario. Un contenuto speciale disponibile solo in lingua inglese, in cui possiamo scoprire tutte le fasi della lavorazione che hanno portato alla creazione di questa scena visiva. Scene eliminate. Ben 12 minuti in cui scoprire numerose clip tagliate sulla pellicola. Infine abbiamo i crediti. Unica pecca è la non presenza del trailer cinematografico. Vi ringrazio per aver visionato il video fino alla fine e vi auguro buon cinema e ci rivediamo, se volete, al prossimo video. Ciao!